Stanotte ho fatto ancora quel sogno. Sono in un posto buio che non conosco. Ora, la cosa strana è che non mi agito perché mi sono perso. Cioè, voglio dire, sono in un posto sconosciuto, da solo, al buio, ma non mi spaventa questo, piuttosto come ci sono arrivato e perché? Scelgo una direzione e comincio a correre. Esco dal buio e d'un tratto sono di fronte a un fiume. Dai, sarà capitato anche a te. Tipico dei sogni, salti spazio-temporali assurdi. Ma non capisci? C'è qualcosa che non torna. Nonostante sia già lontano, come la sensazione che qualcuno, qualcosa, mi abbia seguito. Sento di non essermi allontanato poi così tanto. Secondo me fumi troppo. Sei visto oggi? Ma che, da 2 mesi, maledetto. È un piccione. E il piccione? Quel piumaggio non è normale, ha dei colori molto particolari. Punto Ma lo hai visto una volta sola, magari non era neanche un piccione. primo era un piccione, punto secondo tornerà. È nato qua, questa è casa sua. Vedi, devo solo riuscire a fotografarlo. Così posso dimostrare che tutto questo scempio di vizio crea dei mutanti. Tu sei fuori di testa, lo sai. Un po' come quelli che fanno sempre lo stesso sogno. Hai detto di scappare da un luogo che non conosci. Però qualcuno e qualcosa ti sta inseguendo. Forse nella realtà fuggi da qualcosa. Il sogno cerca di fartelo capire. E da cosa dovrei fuggire? Da questa città? No, è frenetica, caotica. No, Certo, è stanno frenetica, costruendo delle cose caotica. assurde, ma è pur Certo, sempre la mia stanno città. costruendo Sono delle nato cose qua. assurde, ma è pur sempre la mia città. Sono nato qua. Non ho mai vissuto altrove, né vorrei farlo. E poi il traffico mi stimola, mi rende attivo. Macchine, autobus, scooter. Se ci fosse troppo silenzio, mi annoierei subito. Io non capisco perché siamo qua ogni domenica mattina. Io è l'unico giorno libero che ho. E vieni qua a fotografare un piccione. E tu vieni qua a guardare uno che fotografa un piccione. Che fra le altre cose ha di meglio da fare di me e di te, visto che da 2 mesi che non si fa vedere. Avrà degli impegni, a differenza tua. Il mio impegno oltre a questo è sentire le tue paranoie. Forse dovremmo trovarci delle fidanzate. Ci terrebbero occupati. Una fidanzata? No, troppo stress per nulla. No, troppo stress per nulla. Non mi fiderei mai di una donna. Quelle ti prendono tutto e poi ti lasciano in un vortice di insicurezza. Nel migliore dei casi perdi soltanto del tempo. Dimmi tu se esiste una sola donna della quale ci si possa fidare. Mia sorella. Tua sorella? E però? No, no, ha cambiato ancora lavoro. Destino dei laureati. Casualità. Vabbè, le rispondo dopo. Sono abituata a sentirla parlare di contratti a Il termine. lavoro è tutto, crea quello che sei. O quello che pensi di essere. Vedi, io vendo frutta da una vita. Questo fa di me un fruttivendolo. Filosofia da quattro soldi. Occhio al piccione! Scherza, scherza. Tu sei quello che sei per il tuo lavoro? Sì. E se fuggissi proprio da quello? No, lo escludo, lo faccio da sempre. No, lo escludo, lo faccio da sempre. Conosco quell'ufficio come le mie tasche. È il mio ruolo. Non devo trovare altro. Non mi va di trovare altro. Ho la mia scrivania, ho il mio computer, il mio telefono. Senza contare che altrove guadagnerei anche meno. E per cosa?
E per cosa? Sì, tranquillo, ti ho sentito. E anche oggi siamo punti a capo. Ti ha dato buca, eh? Ma dove è andata a finire? A pranzo, è quasi ora. Dai, ammettilo, non torna. No, non sono fortunato come te. Il tuo sogno torna ogni notte. Dormici su. Vedrai, prima o poi una soluzione la troverai. Oh, aspetta! Thank you.